È un'ordinanza che, come dire, sta là, e quindi, siccome anche il governo condivide questo, nel momento in cui saranno fatte le bonifiche andranno a carico di chi ha inquinato, e chi ha inquinato lo sapete, e quindi noi siamo molto soddisfatti anche di questo. I cittadini hanno già pagato, Napoli ha già pagato, oggi deve pagare chi ha inquinato. E questo, che lo dica un sindaco e non una sentenza passata in giudicato, forse un'altra rivoluzione di quello che sta accadendo a Napoli. Devo dire, da quando ho incarichi politico-istituzionali, da quando ho assunto il ruolo di deputato al Parlamento europeo nel lontano 2009, ho avuto modo di denunciare con precisione lo sperpero di denaro pubblico, le commistioni, i reati che probabilmente sono stati commessi, e quanto questa città ha pagato in termini di sviluppo, di disastro ambientale, di morti. Ecco perché oggi io parlo di risultato storico, ma siamo molto soddisfatti di come è camminata l'intesa istituzionale in questi mesi, perché oggi si è definito il cronoprogramma certo, e vorrei soprattutto dire che diventiamo protagonisti di un risultato storico, quello della rimozione integrale dell'amianto, bonifica della colmata, con inizio dei lavori nel 2018, quindi questi sono fatti certi, non più dichiarazioni di intenti. Quell'intesa istituzionale è stato un risultato davvero straordinario. Innanzitutto, non la prima scritta l'abbiamo vista ieri, ed è stata fatta ieri notte, cioè l'altra notte, in Piazza Municipio, e stanotte ne è stata fatta un'altra molto simile. No, non ho nessuno, chiaramente personalmente non solo nessun timore, no, come dire, no. Sono scritte che, per quanto mi riguarda, confermano l'azione di rottura di equilibri anche criminali che stiamo mettendo in campo in questa città. Noi siamo molto determinati, e questa determinazione la si sente e la si vede in determinati ambienti, e quindi non do una lettura giullare. Cioè, non è un ragazzino o qualcuno che è passato all'improvviso, sono state fatte sotto il comune, da come sono state scritte, da similari che non ho visto nella città, si capisce abbastanza bene da che ambienti possono provenire. No, no, anzi, tra l'altro abbiamo portato a 300 con l'ultimo stanziamento fatto in legge di bilancio, anzi nel decreto fiscale che abbiamo approvato che abbiamo varato a ottobre scorso. Quindi le risorse ci sono, oggi abbiamo verificato, le risorse per tutte le attività che dobbiamo fare nel 2018 ci sono, poi stiamo naturalmente ragionando anche sulle ulteriori attività in prospettiva. Intanto utilizziamo bene questi 300 milioni. Ci sarà. Recente, veramente, la svolta, come dicevo, è il passato recente, è stata realizzata dagli ultimi due governi, governo Renzi e governo Gentiloni, quindi da questo punto di vista io credo che, appunto, abbiamo introdotto una novità di grande rilievo per Napoli e per i cittadini di Napoli e di Bagnoli. Sul lontano passato, onestamente, mi interessa poco fare i processi al passato, ma no, guardi, importante adesso è fare le cose, che è quello che noi stiamo facendo. Beh, veramente è ricominciato da capo già da più di un anno e mezzo, da quando abbiamo avviato la nostra attività su Bagnoli con il commissario, la cabina di regia. Adesso c'è piena collaborazione istituzionale, questo va benissimo. La novità che abbiamo introdotto ormai, appunto, da più di un anno e mezzo, è che le cose si fanno, e le risorse, che sono poi risorse dei cittadini italiani e dei cittadini di Napoli e della Campania, sono utilizzate per risanare realmente Bagnoli. Questa è la novità. Questa novità è in campo ormai da quando abbiamo avviato questo lavoro, oggi un passaggio molto importante che ci consente di finalizzare bene tutta l'attività di bonifica e risanamento ambientale grazie alle caratterizzazioni che abbiamo fatto. Anche delle elezioni non dovrebbe da questo punto di vista Non vedo fare. cosa c'entri la Boschi col sistema leaderistico, e la mia è una considerazione politologica che ho iniziato a svolgere all'inizio degli anni 90, quindi non è strettamente legata alla contingenza. No, certo, ma Sono vie più convinto che questa discussione non ha portato molto alla riforma del sistema bancario, che invece dovrebbe essere l'obiettivo
che tutti quanti ci diamo per evitare che ciò che è avvenuto in passato si ripeta. E al centro della prossima campagna elettorale il tema è l'Europa. E su questo io credo che le forze politiche debbano eliminare qualunque tipo di ambiguità. E lo dico perché non possiamo dare neanche per scontato il fatto che tutte le forze che si riconoscono, che si riconoscevano fino a qualche tempo fa nel centro-sinistra, siano di per sé europeiste. Non vale per il PD, che talvolta ha tentazioni di inseguire pulsioni anti-europeiste, ma se sto al dibattito anche che si è sviluppato in Liberi e Uguali, non vale neanche per quel campo, dove ho sentito per esempio un carissimo amico e compagno come Stefano Fassina parlare di contrapposizione tra la Costituzione nazionale e i trattati europei. Io credo che questo sia il tema cruciale sul quale ci confronteremo, e nelle prossime elezioni si giocherà, questo è il punto, si giocherà il posizionamento dell'Italia nel processo di ricostruzione del percorso di integrazione europea. Dove sono e dove saranno con molta probabilità, dov'è la Francia lo sappiamo, ci possiamo immaginare dove può andare a collocarsi la Germania, dove sarà l'Italia, si gioca tutto nelle prossime elezioni. Io credo che noi dobbiamo avere più coraggio anche nel fare questa battaglia non mascherati, non attenuando questo obiettivo, nonostante le disillusioni che l'Europa ha prodotto, perché sono convinto che alla fine lo spirito europeista nel nostro paese è più forte di quello che si pensa, e perché sono convinto del fatto che anche quelli che oggi cavalcano l'antieuropeismo hanno difficoltà a tenere quella posizione. Io ho visto, se Di Maio un giorno dice referendum e un giorno no, significa che non è così facile tenere quella posizione politica. Se Salvini oggi in un'ottica di coalizione abbassa i toni sul tema europeo, io credo che non lo faccia perché si è convertito all'ideale di Spinelli, ma perché capisce che in qualche modo nell'opinione pubblica alla fine c'è un europeismo nonostante tutto che regge, e questo io penso sia un dato sul quale dobbiamo confrontarci, raccogliendo l'invito che ci fa Vannino. Io penso che oggi la tenuta della democrazia si giochi esattamente lì. Lo dico perché noi siamo, io credo, al crepuscolo dei partiti personali, non perché nel frattempo si individui un altro modello, ma perché vediamo che il destino del leader, quando si identifica col partito, inevitabilmente rischia di travolgere il partito stesso. La questione che mi ponevi, Dino, è assolutamente cruciale in questo momento, perché io penso che sì, la prospettiva di governo non può essere smarrita, non credo che si possa essere forza di governo e contemporaneamente mettersi a fare la forza anti-establishment, perché la cosa suona un po' ridicola, e contemporaneamente però se si vuole evitare di essere risucchiati nella dimensione, appunto, almeno nella percezione pubblica dell'establishment, il tema fondamentale è qual è l'identità, qual è la percezione che si determina rispetto al tuo progetto politico. E cioè l'aula di Palazzo Madama ha approvato la modifica del regolamento del Senato, che incide profondamente sulla sua efficienza, efficacia, consentirà di rispondere con maggiore velocità alle esigenze dei cittadini. Pensate che ha posto, fra le altre cose, mi piace citarlo questo elemento, un termine di 3 mesi per le leggi di iniziativa popolare. Se non vengono ultimate in commissione, devono essere obbligatoriamente messe nel calendario d'aula. Questo significa la voce del popolo, la sovranità popolare finalmente arriva in Parlamento. È stato un percorso tentato più volte in passato, interrottosi proprio in occasione della riforma costituzionale, che è ripreso negli ultimi mesi, e qualcuno si è lamentato proprio alla fine della legislatura, ma prima non ci poteva essere questa dedizione a cambiare qualcosa che stava addirittura per annullare
il Senato con tutte le sue componenti. In poco tempo, con grande senso di responsabilità, ma con spirito di collaborazione, si è ottenuto un risultato importante, approvato a larghissima maggioranza. Siamo riusciti, mettendo da parte le divisioni politiche, questo è una grande vittoria sotto questo profilo, mettendo da parte le polemiche strumentali, riuscendo a trovare la massima convergenza su interventi importanti, mirati e nell'interesse di tutti. I grandissimi cambiamenti che stiamo vivendo sotto il profilo economico, geopolitico, climatico, sociale, culturale, determinano scenari nei quali la stessa idea di democrazia deve essere oggi aggiornata e ripensata. Tutta la prima parte del suo libro è dunque dedicata ad un approfondimento del rapporto tra populismi e democrazie, alle criticità cui dovremo far fronte, all'importanza di una maggiore e rinnovata fiducia nel processo di una sempre più stringente unione dei popoli e delle istituzioni europee. Soffiare sull'insicurezza, sulla paura, diffondere odio, cavalcare il disagio, espone la nostra comunità a un progressivo indebolimento. La paura è un sentimento legittimo, certamente, cui la politica però deve rispondere accompagnando i cittadini, ascoltandone gli umori senza subirli, mostrando loro una visione complessiva dei problemi. Pochi giorni fa il presidente Chiti ha annunciato che al termine di questa legislatura non si ricandiderà per un altro mandato in Senato. Io intanto spero che possa cambiare eventualmente idea. Appunto. E vorrei in questa sede ringraziarlo comunque per lo straordinario apporto che ha dato al nostro Paese, al Parlamento, in tutti i ruoli che ha ricoperto, e in particolare come Presidente della Commissione sulle politiche dell'Unione Europea. Anche questa è stata, secondo me, migliorata nelle sue funzioni proprio da questa riforma regolamentare, anche sui suoi suggerimenti, seguendo quelli che sono i suoi suggerimenti, le sue esperienze nel dirigere brillantemente ed efficacemente questa Commissione, che ci ha dato la possibilità di stima nei rapporti internazionali con gli altri paesi europei e con tutti coloro che hanno tratto da questo contatto suggerimenti, esperienze e modi per poter lavorare meglio insieme in Europa. Lui ha certamente vissuto l'impegno politico con passione, con senso di responsabilità, con rispetto delle istituzioni. E io sono sicuro che continuerà a dare il suo contributo, mai banale, mai fazioso, sui temi dell'attualità, della politica e del futuro del nostro Paese. Per questo lo ringrazio, penso anche a nome del Paese. Grazie. Io oggi sono qui in una delle aree che producono più PIL per la Campania, che è l'area del CIS, Interporto di Nola, per ringraziare gli imprenditori del Sud, perché se gli imprenditori del Nord Italia sono degli eroi, quelli del Sud sono dei supereroi, che oggi stanno facendo dei grandissimi risultati sia nell'export e sia nello sviluppo economico, nonostante lo Stato, nonostante la politica, nonostante la burocrazia, nonostante il 60% di tassazione. Questo è un paese che ha riempito le imprese di leggi a tal punto che quando le imprese hanno un problema non sanno più neanche quale sia la legge di riferimento e l'ente che glielo deve risolvere. E se si rivolgono alla giustizia devono aspettare 10 o 15 anni. Con questi numeri siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa. Il nostro obiettivo è arrivare ad essere la prima forza manifatturiera d'Europa, dando sostegno alle imprese. Per dare sostegno alle imprese bisogna lasciarle in pace. Certo, ma è una priorità nel senso che è una misura economica per far ripartire i consumi
e soprattutto per aiutare quei 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà non ad essere mantenuti dallo Stato, ma a trovarsi un lavoro. Perché il principio è che noi vogliamo permettere a chi non ha un lavoro di entrare in un meccanismo di formazione, quindi scaricare le imprese dell'onere della formazione dei propri dipendenti, formare le persone per i lavori che servono, proporgli quel lavoro, se non lo accettano perdono il reddito, se lo accettano perdono il reddito perché trovano un... Sì, vabbè, questo ci aiuta a capire che tutte quelle cose che venivano scritte in questi giorni, in questi mesi, assi tra noi e la Lega erano tutte fandonie. Poi è chiaro che adesso che Salvini è in crisi di consensi deve fare il duro, ma sappiamo benissimo che il suo partito sta precipitando nella fiducia negli italiani, perché dopo tanto dire, dopo tanto sbraitare, si è alleato con Lupi, si è alleato con Berlusconi, si è alleato con tutti quelli che ci hanno portato in questi anni in Europa e ci hanno portato in un'Europa che a noi non piace, che è quella dei trattati contro gli imprenditori, dei trattati contro gli agricoltori, è quell'Europa che noi vogliamo cambiare restandoci. E la contraddizione della Lega l'abbiamo sotto gli occhi, sta in una coalizione di centrodestra nella quale c'è un partito che è per la caccia e uno che è contro la caccia, c'è un partito che è per l'Europa e uno che è contro l'Europa, c'è un partito per l'euro e uno contro l'euro. Ditemi voi se possiamo far piombare il paese nel caos con una cozzaglia del genere. Chi vota per il centrodestra fa piombare il paese nelle liti tra partiti. Ne abbiamo già viste tante e credo che ce le possiamo risparmiare almeno per la 18ª legislatura. Ma io credo che dopo quello che è successo ieri è chiaro che sia finita la Seconda Repubblica, che per fortuna finisce anche con questa settimana parlamentare, perché al massimo la settimana prossima si sciolgono le Camere, a quello che ho capito, finisce la 17ª legislatura e si trascina giù tutti i vecchi partiti, che sono tutti coinvolti. Chi non chiede le dimissioni della Boschi è coinvolto nello scandalo che noi chiamiamo Bancopoli. A vario titolo, ma sono tutti coinvolti. La Lega che è allevata con Berlusconi e che ha le responsabilità sulle banche venete. Berlusconi che non chiede dimissioni alla Boschi, perché? Perché pure lui è stato Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato al Governo e quando si doveva vigilare sulle banche non lo hanno fatto, anche con i governatori che hanno nominato a capo di Banca Italia. Il PD è inutile dirlo. Quello che però mi scandalizza è la narrazione che stanno dando i media. Cioè ieri questa notizia era la terza, quarta notizia di molti TG. E questo è scandaloso. Se fosse stata un quarto di notizia riferita al Movimento 5 Stelle, stavamo sulla prima della CNN. Questo scandalo delle banche e del fatto che un ministro che non c'entrava niente con le banche va a parlare con la D di Unicredit e gli chiede di salvare la banca in cui suo padre è amministratore, è un fatto gravissimo. In un altro paese europeo si sarebbe dimesso nel 2015 quel ministro, non che stavamo nel 2017 e gli avevano dato anche l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi su questo io dico, chi voterà per i vecchi partiti voterà per il sistema Bancopoli alle prossime politiche, perché a vario titolo sono tutti coinvolti e infatti si tengono tutti per mano in una commissione d'inchiesta a cui capo hanno messo Casini e Brunetta, giusto per dirvi due nomi, per far capire qual è il senso di questa commissione d'inchiesta. No, non un mancato rispetto, noi andremo ai tavoli europei e contratteremo come hanno fatto Spagna e Francia. La Francia viola le leggi, i trattati di Maastricht continuamente e lo fa sforando il 3% investendo in politiche per la famiglia. La Francia è il primo paese per nascite, noi siamo l'ultimo in Europa per nascite, ci sarà un perché, non perché noi siamo meno innamorati o perché vogliamo fare meno figli. Il vero problema è che qui non c'è sostegno a chi fa figli, lì fino al terzo figlio ti rimborsano anche l'asilo nido e la babysitter, giusto per intenderci. E questo lo fanno anche sforando il 3%. Io voglio andare ai tavoli europei col massimo del dialogo, senza rotture, ma consapevole del fatto che oggi la Germania non riesce a fare un governo, la Spagna e il Portogallo hanno un governo di minoranza e in Francia i partiti tradizionali sono stati asfaltati da Macron. È cambiato il quadro europeo, l'Italia ha una grande opportunità. Il vero problema è che continuiamo a Roma a fare una legge ogni 2 giorni e mezzo. Sembra una cosa buona che i parlamentari facciano una legge ogni 2 giorni e mezzo, invece voi la dovete smettere di chiederci nuove leggi. Ce ne saranno alcune importanti da fare, ma tante di cui dobbiamo liberarci. Questi signori, queste imprese in cui sono, che a 60 anni di storia passano 130 giorni l'anno a fare scartoffie per lo Stato e altri 60 giorni l'anno per i controlli a esibire le scartoffie che già hanno mandato allo Stato e le devono esibire allo Stato che viene nella loro azienda. Delle due l'una, o i controlli
o gli adempimenti. Qui si fanno gli adempimenti e poi devi subire pure i controlli. E poi dicono che le aziende italiane non sono produttive, devono investire nella produttività. È logico, le mettiamo a servizio della burocrazia italiana anziché del mercato italiano, e questo è il problema fondamentale. Se fosse un Forza Italia, per esempio, una forza, bisognerà trattare su quello. No, l'obiettivo è centrodestra vincente, centrodestra supererà il 40%. Il nostro obiettivo è che all'interno di questo centrodestra la guida della coalizione sia della forza più concreta e presente sul territorio, che è la Lega. La parola finale spetta agli elettori. Ovviamente però noi, per essere trasparenti fino in fondo, il nome del nostro candidato premier lo mettiamo sul simbolo elettorale. Penso che un'operazione di trasparenza e di chiarezza simile ci vada riconosciuta. Contiamo che lo facciano anche altri. Sul programma ci sono alcuni temi non negoziabili: il diritto alla pensione dopo 41 anni di contributi, quindi la cancellazione della legge Fornero è uno di questi temi non negoziabili. La protezione dei confini è un altro dei temi non negoziabili. L'essere in Europa da protagonisti per difendere l'interesse nazionale delle famiglie e delle imprese italiane è un altro tema non negoziabile. Su tutto il resto siamo disponibili a migliorie, suggerimenti, correzioni. Vedo che la riforma fiscale, la rivoluzione fiscale di Trump e del Congresso americano, la più importante degli ultimi 30 anni, è sull'impronta di quello che noi proponiamo per il modello italiano. Con oggi comincia un percorso che dal nostro punto di vista porterà la Lega a superare il 20% e a essere il primo movimento nel centrodestra che vincerà le elezioni e che avrà un candidato premier che per serietà abbiamo messo nel simbolo. Chi ci vota sa cosa sceglie. È una Lega che cresce e che unisce. Questa è la nostra scelta: offrire il buon governo, la concretezza, la serietà e l'esperienza amministrativa ventennale della Lega non più solo a una parte di paese, ma a 60 milioni di italiani. Non vediamo l'ora che gli italiani possano votare, anche perché le vicende di questi giorni, lo stucchevole rimbalzo fra Boschi, Renzi, Padoan, Ghizzoni, Visco, Vegas, Gentiloni è imbarazzante a livello internazionale. 60 milioni di italiani e milioni di imprese italiane stanno facendo una figura imbarazzante a livello internazionale per colpa delle beghe, delle mancanze, delle incapacità del Partito Democratico. Mi domando con quale faccia un Renzi o una Boschi abbiano la spudoratezza di ripresentarsi per la riconferma della loro poltrona di fronte ai cittadini italiani. Però, problema loro, noi vinceremo per meriti nostri, non per problemi o demeriti altrui. In questi campi è fondamentale una cooperazione con gli altri. Da soli non ce la si può fare. Noi dobbiamo avere una cooperazione, naturalmente deve essere una cooperazione intelligente di un paese che ha un suo punto di vista, che ha un know-how, cosa di cui a qualche minuto parlerò, e tuttavia non può non essere una cooperazione. Questo dobbiamo farlo nell'ambito classico, tradizionale, delle alleanze storiche, politiche che il nostro paese ha avuto. Questo è il senso anche di fronte, guardate, c'è una sorta di paradosso della storia, e di fronte alla evoluzione della comunicazione, di fronte allo sviluppo di tecnologie che di per sé sono senza confini, e c'è un gigantesco paradosso che appunto per poter governare quelle tecnologie che sono senza confini, tu devi riportare un quadro di alleanze che abbiano dei confini, che abbiano delle comuni visioni del mondo, perché mai come adesso su questi temi è importante che la collaborazione sia anche maturata sul rapporto di principi fondamentali che vengono condivisi, principi di libertà,
strutture democratiche, i rapporti che ci sono nell'equilibrio e nel bilanciamento dei poteri, sembrano tutte quante cose banali, ma non sono banali. Appunto perché abbiamo a che fare con il senso quasi illimitato della conoscenza, noi abbiamo bisogno di rimettere in campo principi fondamentali che sono quelli, per esempio, del bilanciamento dei poteri. Ed è per questo che è più semplice cooperare con paesi che condividono questi nostri punti di vista. Insomma, la mia valutazione, si può così riassumere, è chiaro che la sfida nei confronti del tema della cyber security, della cyber defense, è un po' come, insomma, è un progressivo avvicinamento, è il rapporto tra il pie veloce Achille e la tartaruga. Per quanto si possa correre, alla fine non si riesce mai ad essere con livelli sufficienti di raggiungimento di distanze, di sicurezza e di tranquillità, perché abbiamo a che fare con un campo che ha una talmente prorompente evoluzione di carattere concettuale, di carattere scientifico e di carattere tecnologico da, insomma, da avere bisogno di una continua approssimazione, di una continua correzione in corso d'opera.